eletto all'Assemblea regionale siciliana il più giovane presidente. Gaetano Galvagno è al suo secondo mandato parlamentare nonostante la sua giovane età. Originario di Paternò e laureato in economia, Galvagno, 37 anni nella precedente legislatura, è stato deputato segretario, vicepresidente della Commissione Bilancio all'ARS e componente dell'Antimafia. Fra i primi sostenitori del progetto di Giorgia Meloni è molto vicino al presidente del Senato Ignazio La Russa. Nelle liste di Fratelli d'Italia è stato eletto nel 2017 all'ARS poco più che trentenne. Le prime parole al suo insediamento. Grazie a voi l'ARS ha eletto il presidente più giovane della storia. Un primato che è motivo di grande emozione e responsabilità. Un grande onore a cui mi auguro di essere degno, ha detto insediandosi il neo presidente dell'Assemblea regionale siciliana Gaetano Galvagno, parlando subito dopo la sua elezione al Parlamento siciliano. Nel suo messaggio all'Assemblea regionale ha citato Falcone e Borsellino e tutte le altre vittime di mafia. Concludendo ha ringraziato Ignazio La Russa, a cui mi lega un grande rapporto di amicizia, e il Premier Giorgia Meloni. Al nuovo presidente dell'Assemblea regionale siciliana vanno le mie congratulazioni e felicitazioni nella convinzione che saprà gestire i lavori d'aula con equilibrio e imparzialità. Sono certo che lavoreremo insieme in esclusivo interesse della Sicilia e dei siciliani, lo dice il presidente della regione siciliana Renato Schifani. Nella mattinata di oggi, presso la chiesa madre del comune di San Gregorio di Catania, alla presenza del comandante provinciale dell'arma dei carabinieri, colonnello Rino Coppola, e delle autorità civili e militari, si è tenuta una messa in suffragio del vice brigadiere Giovanni Bellissima di 24 anni e degli appuntati Salvatore Bologna di 41 e Domenico Marrara di 50, caduti quel 10 novembre del 1979 nell'adempimento del loro dovere in un sanguinoso attentato ordito ed eseguito da componenti di un'organizzazione mafiosa. La cerimonia religiosa, concelebrata dal cappellano militare Rosario Scibilia e dal parroco della chiesa madre di San Gregorio di Catania, Don Ezio Coco, è stata preceduta dalla deposizione da parte del colonnello Rino Coppola di una corona d'alloro dinanzi il monumento posto sul luogo dell'eccidio in ricordo dei caduti, il locale casello autostradale della 18 Catania-Messina. Nel suo breve intervento il comandante provinciale dell'arma ha rievocato le fasi esecutive della strage compiuta da un comando mafioso per liberare e poi uccidere dopo qualche giorno il boss Angelo Pavone, che doveva essere trasferito dal carcere di Catania a quello di Bologna. Alla cerimonia presente anche il figlio dell'appuntato Marrara, Rosario. Hanno partecipato, oltre alla sezione locale dell'Associazione Nazionale Carabinieri e quella dei comuni limitrofi, anche varie classi di alunni degli istituti scolastici San Gregorio di Catania e Valverde, nei cui confronti il comandante provinciale ha evidenziato l'importanza di non vanificare l'esempio di tre carabinieri immolatisi per servire la patria. La Procura distrettuale della Repubblica di Catania, nell'ambito delle attività investigative a carico di un 36enne catanese indagato per truffa, ha chiesto ed ottenuto dal GIP del Tribunale Ateneo la misura cautelare della sospensione dal servizio pubblico per 6 mesi, eseguita dai carabinieri della stazione di Ragalma. Le indagini, seppur in uno stato del procedimento nel quale non è ancora intervenuto il contraddittorio con l'indagato, hanno fatto luce sui comportamenti del 36enne, che nell'ambito della sua attività di dipendente dell'ufficio postale di Ragarna nel mese di settembre 2021 avrebbe approfittato della buona fede di una 43enne del posto, inducendole a versare una somma di 100 euro a titolo di una mora effettivamente non dovuta, contestualmente al pagamento di alcuni bollettini postali. L'attività investigativa dei carabinieri della stazione di Ragarna ha consentito di far emergere, grazie alle testimonianze degli utenti e di altri dipendenti del medesimo ufficio postale, una condotta truffaldina che, come evidenzia il GIP, è da ritenere non occasionale, in quanto il dipendente infedele è imputato per fatti simili commessi lo scorso anno ai danni di un anziano di Ragarna. I carabinieri della stazione di Librino, nella flagranza di reato, hanno arrestato un pregiudicato catanese 25enne per furto aggravato. A riguardo, i militari sono intervenuti presso un noto negozio di elettrodomestici, sito all'interno di un centro commerciale, a seguito di una richiesta di intervento degli addetti alla vigilanza, i quali avevano riferito di un furto messo a segno dal 25enne, impossessatosi di un televisore ancora sul imballo originale su uno scaffale. Altro passo avanti verso la realizzazione del nuovo polo fieristico e congressuale di Messina.
La Regione Siciliana ha infatti completato il progetto esecutivo per i lavori di dismissione dell'impianto industriale dello stabilimento ex Sanderson, dove sorgerà un complesso da almeno 4.000 posti. Gli interventi per un importo complessivo di 6,5 milioni di euro prevedono opere di bonifica in tutta l'area, demolizione dei fabbricati esistenti, consolidamento a salvaguardia dei muri di confine da eseguire nel corso di 6 mesi. La conversione dell'area rientra nell'ambito di un percorso di riqualificazione e valorizzazione dell'intera area industriale di proprietà dell'ESA, che sarà destinata ad ospitare un centro fieristico e congressuale in grado di attrarre e intercettare flussi commerciali e imprenditoriali nel bacino del Mediterraneo. L'Ufficio Speciale per la Progettazione della Regione, che ha costituito un gruppo di lavoro per la riqualificazione dell'area sulla quale sorge l'ex fabbrica di agrumi nella zona sud del capoluogo peloritano, ha steso il progetto esecutivo delle opere di dismissione. L'area di contrada Pistunine, che si estende per circa 75 metri quadrati a ridosso del litorale ionico, contiene al suo interno 42 edifici e fragili industriali, tutti destinati alla demolizione, tranne due che saranno riqualificati come previsto dal documento dell'indicazione della stazione appaltante. Il progetto prevede la bonifica con interventi di rimozione e smaltimento di svariati agenti inquinanti, fra cui manufatti in cemento, rottami di lastre, manufatti in cemento amianto e contenenti fibre di amianto in forma fiabile e compatta, oli combustibili e rifiuti di vario genere presenti all'interno dei padiglioni che saranno oggetto della messa in sicurezza. Prevista la realizzazione di un grande corpo di fabbrica principale da destinare al centro congressi e di una serie di corpi semimondari che ospiteranno padiglioni fieristici tematici, strutture ricettive, ristoranti e sale conferenze. La cittadella sarà completata da un porto canale posto alla foce del vicino torrente Zafferia, completo di dassena per l'accesso diretto dal mare. Sarà installata anche una torre faro panoramica alta circa 90 metri, dotata di ristorante e locali a distanza turistica, dalla su sarà possibile apprezzare anche lo skyline del centro fieristico e congressuale, la cui copertura costituita da pallinellature in vetro fotovoltaico costituisce un suggestivo elemento di legame con le tradizioni marinare di Messina. Si tratta, dice il responsabile dell'ufficio progettazione della regione Leonardo Santoro, di una struttura a vela stilizzata che richiama la sagoma di un delfino. La fera, nel dialetto sicuro calabrese, il cetaceo che fu immortalato nel fresco letterario dell'Orcinus Orca di Stefano D'Arrigo. Forse molti non sanno che Trenitalia ha anche una stazione a Piazza Europa. Infatti io soltanto per caso sono scesa qui in quel di Piazza Europa, stazione bellissima peraltro, pulitissima, soltanto che qualcuno mi dice, tanti utenti, che il biglietto si fa soltanto a un tabacchino che risiede in sotto i portici di Piazza Europa e il tabacchino spesso e volentieri all'ora di pranzo è chiuso. Quindi appena si ha la possibilità di entrare sul treno senza biglietto, vieni multato. Io testarda mi sono recata al punto vendita dei ticket per prendere il treno, ma ahimè, puoi soltanto prendere e rifare il biglietto soltanto negli orari di apertura del tabacchi che si trova alle mie spalle, perché i distributori automatici erogano soltanto servizi oppure sigarette. Basta soltanto andare alla stazione centrale per fornirsi di ticket con il rifornitore rifornimento automatico. Quindi, volontà luce. È stato il calendario Polizia di Stato 2023, 12 mesi di immagini. I giorni scorsi, presso la suggestiva cornice dell'Acquario Romano a Roma, si è tenuta la presentazione dell'edizione 2023 del calendario della Polizia di Stato alla presenza del Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e del Capo della Polizia Lamberto Giannini. Il racconto visivo che accompagnerà il 2023 è affidato anche quest'anno ai poliziotti fotografi che hanno catturato con i loro scatti le attività degli operatori che quotidianamente garantiscono la sicurezza dei cittadini, in una prospettiva inedita, ossia quella della valorizzazione del territorio in cui operano. Infatti, le fotografie ritraggono poliziotte e poliziotti contestualizzati in luoghi di grande bellezza, che vedono l'alternarsi di località iconiche e luoghi inediti del nostro splendido paese. Con questa edizione del calendario la Polizia di Stato raccoglie le esigenze di tutelare il territorio e l'ambiente sempre più sentita dai cittadini e sostiene attraverso la fotografia
un processo di arricchimento culturale. Gli scatti sono stati valutati e selezionati da un grande maestro della fotografia del Novecento, Gianni Bedengo Gardin, che ha sottolineato il valore artistico delle foto nelle quali i fotografi poliziotti hanno saputo cogliere il valore delle attività immortalate grazie all'empatia data dal fare parte della stessa famiglia. Anche per quest'anno il ricavato delle vendite del calendario sarà devoluto ad attività benefiche. Una parte infatti nel solco del consolidato impegno della Polizia di Stato a fianco del Comitato Italiano per l'UCEF sosterrà il progetto Emergenza Siccità in Etiopia. Una quota invece sarà devoluta al piano Marco Valerio del Fondo di Assistenza per il Personale della Polizia di Stato a favore dei figli minori dei poliziotti affetti da patologie gravi e croniche. Le modalità di acquisto sono consultabili sul sito www.regaliunicef.it e sul sito www.poliziadistato.it. L'evento di presentazione è stato condotto dal poliziotto ad onorem Massimiliano Ossini e ha visto la partecipazione del giornalista Mario Calabresi, appassionato di fotografia, e di Cristina Cassan Scalia, nota autrice di romanzi da cui protagonista è una poliziotta della squadra mobile di Catania.